scusatemi, sono un po' lento e un po' storto stamattina perché voi dovete sapere che alle 4 di notte sento battere alla mia finestra. Già che sono un cagasotto, ho iniziato a pensare del più e del meno di come sarei morto, probabilmente divorato da un fantasma. È venuto fuori che era il temporale. C'era un temporale incredibile stanotte. Come si dice? Il vento, i tuoni, facevano sbattere la tapparella che era completamente chiusa nella sua fessura, faceva fortissimo. E pioveva, pioveva. Infatti qua sotto si è anche allagato. Noi abbiamo una specie di... La pianura di cemento dove ci sono i garage è sotto il livello della strada e è venuta su tanta acqua così. Di solito viene anche 1 metro, 2 metri. I vicini addirittura hanno delle paratie per bloccare l'acqua. Noi fortunatamente non entra poi così tanto. Il problema qual era? Uno, hai sempre paura che succeda qualcosa perché comunque sta piovendo fortissimo, tuoni, fulmini, lampi, di tutto. E allora abbiamo controllato il terrazzo, abbiamo chiuso per bene tutte quante le tapparelle in modo che non entri l'acqua, perché se entra l'acqua poi piove dentro, cazzo, mentre stai dormendo. È incredibile. Poi c'era Sif che era tutto... E io che faccio? E allora vagava da camera mia, camera dei miei, camera mia, camera dei miei. Alla fine sono riuscito a farlo stare un po' a letto da me. Ha dormito circa 10 minuti, poi si è svegliato, mi ha svegliato, bastardo, e allora è tornato in camera mia, camera dei miei, camera mia, camera dei miei, e tutto ciò per un'ora. Io sono stato sveglio dalle 4 alle 5. E basta. Non ho capito. Patio pilota? Ah, l'interrato, intendi, dove ci sono i garages. Ok. Almeno rinfrescato. Guarda, se dovessi dire qualcosa, non mi pare proprio. Adesso è tutto uggioso fuori, ma fa meno caldo di ieri. Però da lì a dire che bene che si sta, no. Oggi esce un video su questo gioco, confermo, confermo. Come caspita si fa ad andare qui? Qui sotto di me ci dovrebbe essere un link. Sbirciali. Non è caldo lì in spiaggia? Ha piovuto, come ti ho detto. Non si sta... Ma, insomma, il ventilatore comunque ce l'ho acceso a 4, eh. E no. Aldi! Buongiorno, Gab. E questo è quanto. Donazioni! Non c'è niente, Gabriel. Non sono così grande. Eh sì. Tastiera. Aspetta che sentiamo se riesco a fare. Schiena tutta rotta. E poi c'era Sif, porca vacca, che si era messo lì a grattare il copriletto. Mamma mia, che rompipalle. Eh sì. Poi dalle 4 alle 5 è proprio un orario stronzo per iniziare a diluviare in maniera violenta, perché è proprio nel momento in cui dormi di più. Cigatto, altri 2 mesi, facciamo 2 anni di sub, le si vuole bene, grazie mille per i suoi 22 mesi, No, si gentilissimo. pronuncia E grazie anche a Jack che fa 15 mesi, buongiorno gatto, siamo 15, che in numeri romani, XV, è l'anno della fondazione della città di Emona. Oggi tu devi essere Igor. No, si Lubiana, pronuncia Alvo. capitale della Slovenia. La parte della legione quindicesima Apollinare. Buona giornata a lei e tutta la chat. Che carinerie. Prima di partire con la live, oggi facciamo Fracture and Lens. L'avrete visto forse ieri da Karim, ma oggi lo vedrete sicuramente nel video che ho registrato al Deione. Anche perché non so neanche quanto durerà ancora questo gioco, purtroppo. Non so neanche se ci sia gente la mattina che ci gioca. Non so, adesso lo scopriremo. Volevo chiedervi, c'è qualcuno che vive a Portofino? Perché adesso ci è venuto il pallino che vogliamo andare a Portofino, che è bella. Ho visto una foto su 9gag e ho detto, cazzo. Che bella Portofino.
In realtà dopo dobbiamo anche visitare Rapallo per motivi nostri. Sembra ficca porto fino. No, no, ma è bello il gioco di ieri. L'hanno patchato oggi per quel video. Vorrei venire a Portofino. Eh sì, ieri ho giocato anch'io da Karim. Ah, sì, mi ricordo. Drake! Ecco una nuova curiosità piratesca. Il rum fu inventato dai pirati partendo dal grog britannico. Acqua, alcol, per alcol puro. Per acqua pura. No, aspetta. Acqua e alcol per acqua pura. I pirati aggiunsero succo di limone e zucchero per il sapore e ne davano 5 sciottini al giorno. Ubriachi e questi marinai. Non ho capito, Gabriel. Come dice che sia? No. Acqua e alcol per acqua pura. Scritto quello. Rapallo una casa con piscina, gliel'affitto, la Madonna. Addirittura. Dai. Partiamo un po' prima, perché tanto qua ci vorranno 8 giorni di caricamenti, quindi almeno si ciacciara, no? Le equazioni liquide dove le hanno insegnate? Nel senso che la rendevano antibatterica. L'alcol non si contamina facilmente come l'acqua. Ah, ah, ah. Ho capito. Vediamo un po'. Ricerca. Accesso alla lobby. 12 su 20. Speriamo bene. Non ne sto trovando altri. Intanto chiacchieriamo. Allora, come cazzo state stamattina? Ho i pantaloni, certo. Sono bravissimo io. Spoiler, Drake. Sei più figo di Karim, sono anche molto più bravo. Acque anice come da piccoli, merda. Dai, 14 giocatori da quanto? Cos'è Arena? Ah, le... Ah, ho sbloccato... La targa? Ah. Dead End. Questo l'ho già messo, questo l'ho già messo. I fani non ce li ho. Il cofano, cioè... Mamma mia, che bello, non vedo l'ora. Fa cacare questo. Oh, sono indeciso. Vernacetto ovviamente viola. Non ho sbloccato nulla poi per il personaggio. Niente. Cioè, personalizza stile e carriera. Io credo e spero che personalizza sia le partite personalizzate. Anche perché ci sono dei veicoli chiaramente da... No, 3 posti, non 5, perdonatemi. No, non sono 5 posti, sono sicuramente 3. Uomo invisibile, gatto, siamo a 2 come gli occhi della madre di Harry Potter. L'inizio ficcante. Ah, mamma mia. Ah, sì, mi ricordo. Quanto costa? Costa 16 euro. No, Wolf, perché poi hanno chiuso The Cooling 2. Ma che bel clacson questo. Mi piacciono le mie fiamme. Peccato che la macchina non abbia accelerazione. Forse per buttare fuori quelle fiamme lì, per arrivare alla velocità massima ci vogliono 3/4 d'ora.
Non sapevi Wolf? Quell'in 2 ha chiuso. Io no, Jules, perché mi piacciono le Battle Royale. Io protesto perché la gente non ci gioca poi. Cioè, ne fanno uscire 7000? Sì, lag. Ne fanno uscire 7000 e poi nessuno ci gioca, che palle. Le hitmarker su tutto? No, non è vero, Redivel. La mancanza di hitmarker è l'ultimo dei problemi. Anche perché come su PlayerUnknown, non c'è l'hitmarker, cioè, vedi il sangue che salta fuori dall'avversario. Omologazione Euro 0 di questo veicolo. Hai visto? Non è a norma, però guarda come va su. Oh, come scatta anche. Sicuro come una capretta di montagna. Ma guarda che questo qui è bello, Jules. Il problema è che va aggiornato. No, sud-ovest, est. E forse quel che c'è. No, 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 lì non c'è una sega. Va bene, niente. Da 0 a 100 in 12-13 frame, certo. Scusa, sono l'unico che va di qua? Beh, meglio. È già morto uno. Oblivion Blades ha bastonato Gary Whitehorn with mazza. Ah, no, 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 fermo che se si ribalta la macchina qui è per finitissima proprio. Fa cagare come scende dalla macchina. Sarà che sono abituato ad altri giochi. Cosa ho raccolto? Io volevo questo. Dammi anche questo qui. Ah, l'ha messo nella pistola? Non pensavo. Buttiamogli un po' di benza. Rotte rinforzate per l'auto sportiva, estremamente difficile da distruggere. Yeah. Sono quattro ruote precise in salotto, dai, che c'è di male? Sono state messe lì apposta. Vedi che ne hai bisogno. Cecchinazzo. Che palle, quanti colpi! Oh. Fammi fare una roba. Ah no, aspetta, aspetta. Ma non ho raccolto anche un mirino? No, a quanto pare no. Vabbè. Ok, ci siamo ancora dentro. 101. Adesso vediamo. Cos'è? Ah no, niente. Pensavo un'altra roba. Ci serve, ci serve. Quindi butto giù la tanica. Questo ci serve. Ma scusami, questo qui non lo posso mettere sul cecchino. Niente. Ah, ma io adesso ho le tasche più grosse. Bene, perfetto. Posso riprendere in mano questo. Ok. Ok. Impugnatore addosso. Carino. Questo è dubito che ci fa vadano. Non è free to play, costa 16 euro. Ah no, per moto, perfetto. Cerotti, buona. Un po' fuori da safe, adesso ci andiamo.
No, non le prendo le portiere corazzate, non ci stanno. A meno che non pesi, non mi ricordo quanto pesano le portiere corazzate. Forse ci stanno, adesso vediamo. Che retro! Bravo! Possono rubarla la macchina e come? Sì, dovrebbero starci. Dovrebbero starci. No, 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 no. Porca vacca, fa cagare l'anteprimina. Non si capisce la metà della roba. Ok, 150 su 200, buona. Andiamo via. Allora, hanno patchato. Non so se hanno reso meno OP il lanciarazzi, perché il lanciarazzi è OP tantissimo, perché c'ha i missili a ricerca. Sta partendo. C'è niente, c'è niente. Non c'è niente. Aspetta, questo qui. Ok. Buona. Buonissima. Buono. Questo lo voglio al posto del pompa che mi fa veramente schifo. Posso li buttare via. Come si droppa la roba? Scusami. Fanculo. Soffio di drago. Ce l'abbiamo già. Dammi i colpi. Perfetto. Un'altra maschera di livello 2 ce l'avevamo già. Dei cerotti per la tosse. E l'armatura è bella, è tutto in stile Mad Max. Credo che si beccheranno. Anche l'elmetto. Perfetto. Siamo full armatura, mi sa. Non lo so, perché non ci sono gli slot. Credo si beccheranno una bella querela. Però, cazzi loro, insomma, il gioco è bello. Dove ho parcheggiato? Scusa, non è qua la macchina? Eccolo. Voce d'assalto è un cecchino migliore del menino, sì. Del cecchino, scusami. Sì. No, devo andare di qua. Si sta avvicinando la tempesta. Ma io sono più veloce, perché non è vero mai che sono più veloce. Guarda. Perché traia la polvere. Sto avvicinando anche abbastanza rapidamente. Mi dovrei salvare senza problemi. Mirino dalla pistola al cecchino. Sì, è una bella idea. Presto fatto. Posso fuggire da sotto, c'è un cecchino. Dai, lasciatevi, stasera sono in coro. Stasera. Stamattina sono in coro. Ho dormito un paio d'ore di meno e finita. Anche perché da sgaggio ho rinviato la sveglia di ben 20 minuti. Ah sì, bastano 20 minuti, mi sveglio, tac, fresco come una rosa. Non era vero. Non era vero proprio mai. Pianissimo, perché qui se ci ribaltiamo è finita. Il nastro adesivo sono le cure, le bende, come fanno i veri uomini, no? Prendono del nastro adesivo, il duct tape, nel nostro caso, perché è nastro isolante, no? E ti... stai da Dio. Livello 1, ce l'ho già. La braghetta. Tempeste infernali, niente meno. No, non gli va. Però butta via ste cose che... ste cose mi fanno veramente cagare. Che paura.
Mitra leggera, questo no. Sa per un'altra cosa, non lo so. Porti le corazzate. Ok. La zona è arrivata a destinations. Oh, vabbè, qui dietro. Perfetto. Duct tape. Allora, nel metto di livello 1 non frega niente. La benzina frega niente. Riparazione va bene. Sta arrivando qualcuno. Niente, è pieno di gente, mo. Non l'avevo visto che era sceso, porca vacca. Che cazzo. Beh, hanno aggiunto questa cosa qui. Scusa. Scusa. Pensavo fosse andato da un'altra parte, ho sbagliato tutto. Posso giocare a squadre? No. E stavo dicendo. Ah, c'è un hotfix. 9 pm, ma di che? Vi siete uccisi a vicenda? Sì? Ah, ecco, ho ucciso quello che mi stava sparando e un altro mi ha ucciso. Ah, cazzo. E hanno migliorato moltissimo una cosa che era essenziale cambiare. Quello che avete visto, la schermata nera, non c'era prima. Prima tu morivi, e nell'istante in cui morivi, tac, vedevi la spectate del tuo assassino. Ed era una cosa terribile, perché non capisci che cosa sta succedendo. Forse se fossi corso alla macchina, non lo so. Mi ha sbloccato robe? Delle pitture facciali, non si sbloccano mai le pitture facciali. Porca vacca, così è furiosa. Che non era comunque, era un'altra cosa. Meno c'aveva una maglia. Grazie a Mike Mania! Entra! Ti sembra di essere ancora vivo, era fastidiosissimo. Sì, ma poi non capivi neanche la dinamica. Non è che perché vi siete uccisi a vicenda. Ah, dici che non l'hanno aggiornato e che ci siamo ammazzati a vicenda e quindi ha detto buio. Possibile. Lo scoprirai guardando il mio video, candeggina. Ti la maglia della salute che ti ammalia, certo. La batteria di Waterworld. Mamma mia, con Kevin Costner. Bellissimo film, ve lo consiglio se volete annoiarvi. Waterworld. 17 su 20. Il problema più grande è questo. Il problema più grande è questo. Non ci sono giocatori mai e si aspetta anche abbastanza. Io ho registrato un'ora e passa per il video e fai che una ventina di minuti abbondante. Ero io che così. Io che aspettavo che si riempisse la lobby. Una ventina di minuti e io che ho dovuto buttare via così. Poi per carità, le mie partite le ho fatte, le cose da vedere le ho mostrate. Infatti ci sono stato attaccato, però
il più possibile. Però è stato frustrante da registrare perché, porca miseria, io arrivo, mi metto a giocare, vorrei fare un'ora piena di registrazione, poi dopo butto via tutto. Qua invece è stato frustrante perché la prima partita, vabbè, non mi voglio spoilerare più di tanto, quindi non vi dirò. La prima partita è partita subito, diciamo, e le altre invece no. Ne ho proprio illuso tantissimo la prima partita, per vari motivi, ma guardatevi il video oggi all'una sul canale mio. Hai mai visto Vanessa? Ieri l'ho rivisto e è invecchiato così così. Vabbè, era un... non trash, però era un'americanata. Era una bella americanata. Con Hugh Jackman. Fattibile giocare qui sabato? Eh no, Daedalus, non c'è la partita. Cioè, non posso crearla. Se non si crea un po' di hype prima che esca, è difficile, ci saranno molti giocatori. Più che altro è uscito, in accesso anticipato, però è uscito. Il gioco comunque l'avete visto, c'è. Le idee interessanti ci sono. L'ambiente lo trovo anche veramente figo, guarda che bello. Cioè, ha degli sfondi pazzeschi. Ci sono gli alberi che si muovono. La tempesta, la tempesta che si chiude in giro per la mappa e devi prendere per forza la macchina per spostarti. Però c'è anche una mascherina che ti protegge un po' dal gas. Trovare i pezzi della macchina, è figo. È figo. Il problema è che non è giocato. E i giochi non giocati spesso e volentieri sappiamo come finiscono. Non li aggiornano più. Madonna Alessia, buongiorno. No, non credo che aggiornino mettendo merda, Ricky. Io ho paura che smettano di aggiornare proprio perché non ci giocano a nessuno. Ah no, beh, sicuramente la coppia aggiungeranno. Io mi posso sedere nell'1, nel 2, non nel 3, non so perché. Non averlo pubblicizzato per la paura di denuncia di Mad Max. Ostia. Mi sembra stupido. Faccio un gioco super nascosto così non mi denunciano, però non ci gioca nessuno e quindi devo morire di fame e chiudere tutta la mia azienda. Non mi sembra una grande mossa di marketing. D'altro, io questo qui l'ho scoperto fai 4-5 mesi fa. E lo stavo proprio aspettando questo, lo stavo proprio aspettando. Il problema è che esiste Fortnite, che è più rapido, meno serio, soprattutto gratis. Oddio, serio, questo è pieno di minchiate, per carità. Però è bello, non devi costruire, devi pimparti la macchina e da persone... E allora, bastardo! Cioè, di quella gente, guarda. Spiegami che cazzo è successo lì. Cosa vogliono questi crimini? Vado via. La fisica delle macchine non è fatta da Dio. Questo è Bullet Town. Ci sarà loot. Aia, come scatta male. Quando trovi i pezzi della moto, che cazzo la vuole usare la moto? Arriva gente, io non sono armato. Il mazzuolo è duro, perché è duro il mazzuolo? Però porca vacca, se uno ti becca dalla distanza ti ammazza. Niente. Ma
che sfiga. Ah, la merda dura. Cazzo. Devo tornare alla macchina. Non ce la farò mai, ma devo tornare alla macchina. Alla faccia tua. Le costruzioni di Fortnite stanno andando a scemare, giura. Perché mai? Il gioco è quello. Gli scatti però, amico mio. Perché non sono direzionati i colpi? E vabbè, ho capito. Mi sono andato a pompare apposta. Vado via allora. Ciao. Te famiglia. Mi ha distrutto la macchina, mi ha distrutto in un attimo. C'ho già metà vita. Guarda te di quelle volte. E accelera di più. Cos'era, dei cadaveri? Non ho visto. Andiamo alle case popolari, va. Non ha ripresa, non ce la fa. Ce la fa, macchina di merda, eh. Ripariamolo, va là. Fortuna che abbiamo il kit. Le munizioni lanciamissili almeno erano infinite prima della patch che ha fatto stamattina. Credo lo siano ancora. Però non te lo posso dire con certezza. Non ho, non posso controllare in questo istante, perdonami. Oh, c'era un phon. Ma sta veramente girando peggio che mai. Cazzarola. Sarà che sono in live, va bene, per carità. Però... anche meno, amico mio, meno. No, 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 c'avevo il di livello 2 io. Lorenzo Stucchi, grazie mille a Lorenzo Stucchi. Di solito trovo quantomeno del loot decente. Adesso non è che voglio chiedere chissà che cosa, però neanche niente. Niente. Oh. Tra uno scatto e l'altro. Ah, non gli va? Me l'è andato. Butta via allora. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Che succede? Perché non mi faceva andare lì? Ok. Siamo perfettamente dentro. Allora, le portiere ci servono. Questo me lo fa mettere? Ci stiamo giusti, perfetto. Andavo a 100 all'ora, poi ho preso dentro un palo. Yeah, 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 yeah. Per la moto, corazza laterale, moto, 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 altre moto, la luce va e viene, ci sono dei dinosauri qui, che fastidio questo effetto, non è, non gli va bene. Ho dello scotch, delle ruote, gliele posso mettere forse? Dov'è andato? Dov'è? Eccola qua. Non so se ci stanno. No. Perché pesano 15. Morinth! 15 mesi, grazie mille. Cazzo, ruote con razzi. Queste sono utili. Tanto utili. Le sostituisco.
forza. Gli tolgo... E questi? Cazzo gli tolgo? Ma adesso ci penso cosa gli tolgo. No. Va bene, niente. Va bene. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. La macchina fa un rumore boia ma è ferma, lo so. Quello è il problema. Guarda, tolgo questi che tanto non sono, ho scoperto non sono così utili. Questa invece è più che necessaria. E a sto punto, guarda, ci ficchiamo dentro anche le ruote che ci stanno. Ah no, ok. Sono due tipi di ruote differenti. Queste sono proprio ruote con razzi. Ok. Perché questa qui, se la macchina mi si ribalta, faccio... mi ricordo. Grazie anche a Dolnar. Anche il turbo dovrebbe essere infinito, sì. Finché c'è benzina vai. Credo sia il life motive. A proposito di benzina, buttiamogliene dentro un po' perché siamo a secco. E non abbiamo altro. Azzo. Azzo. Consuma benzina il saltello, eh. Ne ho fatto uno, mi sa. Per carità, tira su tutta la benzina che trovi. Oh, buono, questo era medio. Com'è che il gioco di Mad Max... il gioco di Mad Max era bellissimo. Non mi ricordo se l'avevo fatto in live o se era palloso. Da vedere in live, intendo. Come gioco era molto divertente, mi è piaciuto un sacco. La tannica piccola, vabbè. Ormai siamo venuti qua. Mi devo spostare a breve. Rabbia. No, era moto... auto. Cazzo, devo tornare indietro adesso. Adesso ho 600 slot. Devo tornare indietro, dovevo riprendermi i razzi, porca di una miseria. Una tanicona, oh che bello. Sì, un kit, bello. Questo, sì. Questo qui. L'ha messo su? Me l'ha messo su, perfetto. Ho 40 secondi. Qualche turbo non ce l'ho ancora in tasca, sono scemo? No. Non l'avevo mollato qua? Cacca dura allora. No, non era qua, era di qua. Eccolo lì. Olè, vai! C'è un sacco di loot in questo gioco, certo. E questo è un plus. Adesso la vedo molto male perché sta per partire la zona e io sono mediamente preparato. Però almeno mi sono pompato un po' la macchina, dai. Allora. Tanto buttami il carburante. No, anzi, non questo, lascia perdere, mettiamo dopo. Ah, paraurti c'è? Perché il propulsore no? Ci sta. Dai, c'è il tuo veicolo. Ah, perché c'è questo. Vabbè, allora niente. Mi ho perso un sacco di tempo per nulla. Non importa. E qua. Ah, piano. Dovrei essere comunque più veloce della zona. Con la ma... ah! Voi non avete idea di quante volte mi sono ribaltato. Grazie a Matteo, 19 mesi sa cosa è successo, questo edificio non c'era prima. 19 mesi di salvo per augurarle buona giornata, grazie mille. A lei e famiglia. Ci dovrebbe essere una strada che imbocco, questa qui. Almeno mi va ad una certa velocità.
È vero, va lentissimo. Uno dei difetti è il pop-up, tantissimo pop-up. Tra l'altro sono sulla strada, nella minimappa non sono sulla strada. Ma perché? E qua, bastardo di un gioco. Non lo fa, non lo fa, non lo fa. Fanculo. Grazie a Dent, che è anche un po' Tony. Cazzo. Sicuramente dell'altra benzina. Mi sembrano delle portiere da macchina migliori. Altra benzina, buono. Uno, due. Qua ce n'è un'altra. Adesso non è neanche più posto. Dei cerottini per nel caso mi sparino. Ottimo. Non ci sono portiere meglio. No. Questo che c'ho, cos'è? Che arma è questo qui? Mitragliatrice. Ostia, arriva gente. So che è uno che si è incastrato, però. Ho sparato dei laser, visto bene. E sparagli! Non è possibile che lui mi stia facendo male e io non lo riesco a colpire con i razzi. Sono razzi! Servono ad uccidere le persone! Cazzo! Razzi! Fatti apposta! Armatura, dammi. Rabbia, grazie. Mirino, dammelo qui. Non gli va, scusa. Fucile da battaglia... Ah, non è un cecchino quello lì. Non mi sta più niente in tasca. Ciao. Fammi vedere se nella sua macchina aveva delle cose corazzate. Beh, una sega, poverino questo qui. Vai. Grazie, Merce Green. Questo è un bel fustino. Siamo dentro la zona, ma che dobbiamo fare? Ok. Non va, perché ha cambiato posto il bastardo. Non ce l'abbiamo la maschera? Non abbiamo la maschera, porco cane, ecco perché sta soffrendo così tanto. Vabbè, vabbè, adesso ci salviamo, bello, tranquillo. Top 10! Wow! Non sto benissimo, ma... Ah, Dio mio! Dove dovevo andare? Sì, sparami, che ti devo dire, amico mio! Ah, no, 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 no! C'ho la macchina che sta cadendo a pezzi. Vado via dritto di qua, pregando di non trovare cose che mi poppano in faccia all'ultimo.
ti pareva. No, 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 non qui, non qui, non qui, non qui. E qua. Ok. Maurissimissima che m'ha fatto. E dai. E allora dai, te. Non ho più i colpi del lanciarazzi. Forse se sto qui non sa che sono qua. Ma io mi sono curato. Ho curato me stesso. Io volevo curare la macchina. Non posso? Devo uscire per forza? La zona non è vicinissima. Vabbè, ma scusami. Gli butto anche un po' di benza, però. Sinceramente, io pensavo fossero infiniti sti cazzo di lanciarazzi. Tieni premuto B. Ah, forse per quello, perché ho cliccato. No, tieni premuto LB, era... Niente, non va. E allora non serve una sega, dai. Cosa fa? Cosa fa? Si è rotta la macchina, sbanda. Allora, io per sicurezza, sai cosa? Mi bevo della rabbia in bottiglia. E del liquore. Ok, e rabbia in bottiglia l'ha presa? Sì. Ok. Che sono praticamente il painkiller e la... e l'energy drink di... Non hai la gomma sinistra? Ah, vedi. Ah, vedi. No, 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 no. Dai! No! Dai, che arriva! Dai, dai! Yes! Dai! Dai! Chissà quanto è benzina ho sprecato per quella cazzata lì. Ecco perché la ruota... Cioè, perché la macchina sbanda. Non mi manca una ruota. Ah, troppo! Sì, ma troppo. Come fa a sbandare così tanto sulla sabbia, per l'amor del cielo? Non è possibile. Sì! Dai! Questa cosa non è plausibile. Tutte le salite di sto mondo. Il sasso. No, qua muoio. Eh sì, ma che cazzo, non è vero che gira così tanto una macchina con una ruota giù in mezzo allo sterrato. C'è comunque un po' di grip le altre gomme, eh? No, 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 non posso abbandonare la macchina. Oh, la nuova zona fortunatamente è lì. Niente, a sto punto andiamo a piedi. Non ci posso fare più niente. Mi curerò come posso. Morendo probabilmente, ma... Non è stata una gran mossa, liquore, bevilo. Anche la rabbia. È perché non ho la maschera. Non ho la maschera, è quello il problema.
Fanculo, la zona non è lì che quella nuova. Vabbè. Siamo in 4. Loro saranno sicuramente meglio equipaggiati di me. Hanno la macchina loro, giustamente. Cazzo, non venire qui però. Sembra di sentire uno. Ah, sì, mi ricordo. La zona è qui. Adesso si sposta. Non so come salirò queste montagne, ma va bene. Grazie a Laurus. Che molle. Mi sa che ho preso un'inculata con sta arma qua. Siamo in 3. Peccato. Peccato. C'ero. C'ero. Allora, fammi vedere se ho sbloccato qualcosa. Niente, mai, niente. Ma mai una volta? Oh! Questa qui sembra molto più violenta. Vai, fatta. Veicolo. Certo, va bene. È ben ottimizzato. Cioè, allora, non ho capito se mi scatta da morire perché sono in un server tedesco, magari tedesco, su un server americano, o se è ottimizzato male. Sicuramente il pop-up è colpa del gioco. Grazie a Scasi. Ciao Gabriel! Di già... Ah no, non è vero, è il coso. Ma questo sta già per partire. Ma no, era round 1, era! Se fosse la lobby! Non ho capito niente, sono scemo! Poverino, poverino. Vabbè, che stronzata questa. Non è possibile però. Beh, non lo posso colpire. E dai, mi hai culato la macchina. E vabbè, così è bastato questa accelerazione lentissima per uccidermi. Cool. Comunque 7-8 colpi glielo ho dati. Affanculo. Sono scemo, sono scemo, però cazzo. Guarda che mazza ferrata durissima che c'ho. Scusami, guarda qua. Dov'è? Mischia, guarda. Con un colpo di questo sei morto. Gli ne ho dati 3
Aia, che male, infilata dentro la gamba. Perché infilata dentro la gamba? Che dolore, amico mio. Mi dispiace. Due colpi, no, tre. Non gli ho dato il terzo. Due sicuri, ma prima anche il terzo. Ma sono tutti esperti. Il tetano se lo prende sicuramente. Tara è. Comunque divertente. Vi divertite? Cazzo! Vi state divertendo? Così. Nella gamba sinistra c'ho una mazza come quella che ho in mano, ma infilata dentro. Di brutto. Grazie a Radio Pixel, l'unica radio a cubetti. Entra. Devo trovare un nuovo gioco da fare per i sub. Ci sarebbe Hentai Battleground, che mi ha passato Gabriel, però... avevo promesso di cambiare genere. Me l'ha consigliato Gabriele stavolta, me l'ha consigliato Gabriele. Gabriele ti ha regalato anche Gianofobia, sì. Ci ho fatto la saga intera in un unico video, è andato benissimo. E Gianofobia, tra l'altro, mi ha fatto conoscere anche... cos'era? Witch Hunt, che è il secondo gioco fatto da quello sviluppatore lì, che è andato alla grande anche quello, è piaciuto un sacco. L'unico video che non è andato alla grande ultimamente, alla grande insomma, che non è andato bene come gli altri, è stato Hunt Showdown con Moro. Non so per quale motivo, perché Hunt Showdown si presta, secondo me, a anche un bel video. Sarà che o la gente odia i termosifoni, giustamente, ci sta, si sono rotti le palle, adesso finché non si sciolgono, non li guardano più, hanno deciso. Pure boh. Anche perché ho scritto pauroso con gli asterischi. Cioè, ho scritto pauroso con gli asterischi. Dovrebbe attirare un botto di gente. No? Cioè, dovrebbe essere fighissimo. Pauroso con gli asterischi. Non lo so, ho scritto. Non è arrivato il feed? No, perché non è andato male il video è andato bene. Non è andato bene come gli altri. Di solito quando non arriva il feed non arriva neanche alle 30.000 visual, va proprio male, ma male, male, male. Quindi vuol dire che il video non ha girato molto per colpa di Moro. Perché io ho scritto pauroso con gli asterischi. Non so se mi sono spiegato, ho scritto pauroso con gli asterischi. Due asterischi, uno prima e uno dopo, Henry. Ammetto di averlo guardato tirato dagli asterischi, vedi? Dark John, comunque l'hai fatto, la visual l'hai data. Questo gioco anche su console, non che io sappia, non credo. No, anzi no, perché è in accesso anticipato. Forse su One, perché anche la One ha gli accessi anticipati, non so dirti su questo. Quel titolo tirava più di Meshi Tots. Pauroso. Sei contenta, amore? Perché stasera ce lo spariamo in faccia, Hunt Showdown, eh? Stasera è fatta. Stasera prendo Marco. E lo faccio vincere. Devo mettere qualche punto e virgola. Marco, ti prendo e ti faccio vincere. Gli faccio vincere l'aracnofobia, è certo. Egress l'hai più riprovato? Sì, stamattina, Makuyasha. Infatti l'idea era fare Egress stamattina in live. Non l'ho fatto perché non va. Fa la stessa identica cosa che faceva ieri sera. Allora, visto che comunque oggi mi sono svegliato 10 minuti prima del pre-live,
L'ho semplicemente disinstallato. Adesso lo reinstallerò perché comunque anche un videino lì lo vorrei fare. Moro dice che fa cagare, però Moro ormai dice che fa cagare tutto, non gli va bene una sega, è rompi palle. Gli piace solo Ant adesso. È diventato bravo ad Ant, per carità, però è rompi palle. Prima di lasciarvi, tra l'altro, vorrei anche ricordarvi di rinnovare la sub se siete Prime. C'è stato un grosso calo. Quindi, se siete Prime, sei tutto gratis, visto che è tutto gratis, fate esattamente come ha fatto Sound of Station. Ti voglio sempre bene, gatto. Grazie Ah, sì, mi ricordo. mille. Già fatto, bravo Jack, bravo, lo dico a tutti. Cliccate su abbonati, se c'è scritto non ancora, non fate niente. Se non c'è scritto niente, non fate niente. Se c'è scritto rinnova ora gratuitamente adesso, fallo. Quindi non calate per piacere. Invece io urlo quanto mi pare, la live è mia e io scrivo pauroso nel titolo. Grazie, Nipicio. Non hai fatto uscire però. Refreschia. Guarda, mancherebbero 8 minuti, signor ultimo giocatore che non arriva. Grazie anche a Merx, che invece si abbona. Anche Entra. perché poi dopo vi andate a ficcare il video che faccio arrivare il 15, che al 25% sarà Entai Battleground. Se voglio subarmi nel termo, se fallo, che vuoi da me? Che mi frega. C'è anche Antonello che ti avvisa, eh. Bene, Nipicio. In attesa di giocatori e mancano 2 minuti, quindi la partita effettiva sarà di 5 minuti. Io non so che fa. Jimmy, se vuoi andare dalla concorrenza, vai dalla concorrenza. Cosa ti devo dire? Di sicuro non mi abbasserò a parlare male dei miei amici termosifoni per farti rimanere qui con me. Cos'è successo? Boh. Boh. No, no, non è Freeza, avevo tabbato. Yogurt, refrescia e scrivi un messaggio in chat. Hanstar! E 4-4. Ah, e 4-4 siamo a 4. Fanculo, ho letto Ah, tutto sì, mi male. Ho ricordo. rovinato la gag. Ho toccato, colpa mia. Va bene, attenzione, Anonimo. Nel culo! Che fisica? E tanto in 5 minuti che cazzo facciamo? Io preparo già il raid. Facciamo così, adesso seguo un altro giocatore. Grazie a Yogurt, un sub gratuito, ma di grande valore per chi lo fa. Grazie mille. Grazie mille. Accelera la mia macchina, stronza. Questa era vintissima, sì. L'inseguo. Devo un'altra moto? Non so se riesco a recuperare un po' di strada. Con delle piccole aggiustatine. Forza Horizon insegna. Ok,
noi non lo possiamo fare con la macchina. Lui lo fa, lui lo fa! Anche io lo faccio! Abbiamo finito la benzina tra poco, tutti. Toh! Ne è arrivato un altro. Attenzione, attenzione. Ma io penso fossero colpi questi. Dammi la tanica e le cose non le voglio. Che faceva fatichissima. Delle cose. Senti, lancia missili. No, per la moto. Che palle ste moto. C'è niente. Bene. Adesso entra e mi ammazza. Bravissimo. No, no, sono stanco, aspetta. Oh yes. Che gesti ho fatto, scusatemi. Però manca 3 minuti adesso. Non c'era neanche un'arma. Ma sono tutti uguali questi bastardi. Niente, giustamente mi ha ammazzato. Aveva una cosa puntitissima, faceva male. La moto non è troppo vulnerabile, ma è molto più veloce. Molto più veloce. You kill with the mazza. Fammi vedere. Qualche sbloccaggio. No, no, no. E il guanto. Ecco, il guanto è tutta un'altra cosa, dai. Veicolo. No, no. Fa un po' caccare questo claxon. Vabbè, comunque, ce la siamo giocata. Ce la siamo divertita. Io vi lascio ai termosifoni. Cosa li possiamo scrivere? Mettete la freccia agli incroci. Va bene? Mettete la freccia agli incroci. Noi ci vediamo con questa sera, con Ant Showdown, in compagnia di Mark, quello che si chiama Mark, dei termofifofi. Va bene? Pauroso. Buona serata, ragazzi. Buona giornata. Non ce la farò mai. Adesso riscarico Egress e vedo se riesco a farlo funzionare. Show belli.